Un passettino verso i playoff, che non erano, va ricordato, l'obiettivo di inizio stagione. Si è sempre parlato infatti di salvezza, in realtà una favoletta per l'organico allestito, ma all'epoca la comunicazione è stata giusta, dopo il precedente biennio a dir poco deludente. Dunque rosa buona sì, ma non straordinaria, comunque in grado di competere almeno per il traguardo playoff. Sotto questo profilo nulla da eccepire. La squadra non solo ha centrato la salvezza in netto anticipo, ma pur tra mille difficoltà, flessione evidente nei numeri, 17 punti nel girone di ritorno, 6 in meno rispetto alle prime 14 partite e quinta in classifica, certo con riposo ancora da osservare, ma con un punto in più del Verona grandi firme e uno in meno del Benevento, partito come l'11 scaligero per la promozione diretta. È chiaro che ci sono momenti e momenti, il Pescara d'inizio torneo è ormai un ricordo sbiadito e chissà se tornerà. C'era soprattutto una gamba diversa che permetteva all'11 di Pillon di sfruttare la sua caratteristica peculiare, ovvero il contropiede. Ecco perché almeno adesso è fondamentale limitare i danni. Il punto ottenuto col Perugia va letto in questa direzione, in attesa che gli elementi migliori ritrovino condizione e brillantezza su tutti i Brugman. Contro gli Umbri il match è stato interpretato bene sul piano difensivo. La squadra è generosa, mette sul campo sempre quello che ha e non è poco. Riccardo Sottil è una piacevole conferma. Il classe 99 è intraprendente, strappa negli spazi. Per contro, la tendenza ad abbassarsi troppo quando c'è da difendere un risultato. In questo caso è lecito chiedere progressi al tecnico. Per esempio, con la sua struttura, Bellini può rappresentare una soluzione efficace per tenere palla e far salire la squadra nei momenti di difficoltà. Ma in generale, soprattutto ora, è difficile chiedere a Pillon molto di più.